Senti? Senti. Grazie. Un po' benedetto il nome del Signore. Ancora questa mattina siamo riuniti insieme per lodare il Signore, per benedirlo. Nonostante il tempo è quello che è, ma non ha importanza questo, siamo qui per ricevere soprattutto dal Signore la sua parola e l'incoraggiamento e il perdono e quant'altro. Amen. Cantiamo qualche altro cantico mentre altri credenti arriveranno. Con questo tempo ci vuole un po' di pazienza. Numero uno. Amare te, Signore, amare te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signor, e quella cercherò. Io dimori nella casa tua per sempre. Certo, beni mi darai e benignità. Tu preparerai e con l'olio tuo mi ungerai e io traboccherò e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare nel nome tuo, questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare. Tutto nella vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, ti adoriamo, Signore. Grazie, Signore, ancora una volta, grazie. Numero 7 cantiamo. 7. Alleluia.
spinto i cieli e hai fatto il mare. O mio re, hai fatto come te. Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te. Ti adoriamo questa mattina dal profondo del cuore, ti diciamo grazie Signore ancora una volta che fin qui ci hai soccorsi, ci hai sostenuti. Grazie, è una cosa meravigliosa questa, in mezzo a questa confusione, in mezzo a questo veramente disastro generale, la gente è confusa e triste, piena di problemi. Noi siamo qui per benedire il nome di Gesù, perché il nome di Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Amen. Nulla cambia per noi ancora questa mattina. Non che non abbiamo problemi, ma abbiamo un grande amico, l'amico fedele Gesù Cristo. Amen. Signore, benedicici ancora stamane con questo tempo così particolare, difficile, ma a noi non importa, perché vogliamo stare insieme in comunione. Benedici quanti ci seguono nel web, a casa, probabilmente hanno delle malattie, dei problemi, non possono uscire. Signore, tocca ogni vita stamattina, tocca potentemente, guarisci, libera, trasforma e anche salva le anime disperate in questi tempi, i giovani davanti a te. Noi abbiamo in cuore i giovani, Signore, che non sanno quello che devono fare, non hanno speranza di lavoro ed altro, ma tu sei la speranza divina, sei la speranza della vita eterna. E stamattina ti benediciamo. Grazie Spirito Santo, agisci in mezzo di noi in ogni maniera. La tua parola, fratello François, stamane, benedicilo grandemente, Signore, ungilo con lo tuo Spirito Santo. Stai con noi, ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Cantico numero 12. Amen. 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 Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Amen. Amen. Amen.
eterno tesor. Grande e potente tu sei, o mio eterno re, ti lodiamo. Sorella Concetta ha chiamato un cantico? 65. Vogliamo cantare la nostra cara in mezzo di noi stamattina. Abbiamo gloria a Dio. Amen. Alleluia. 65. Amen. Se non avessi te, amen. Se non avessi te, in questo mondo, oh mio Signore, dove sarei? Se non avessi te, in questa vita mia, oh mio Signore, cosa chi mi potrebbe consolare nel dolore? Chi guiderebbe i miei passi con amore? Chi troverebbe nelle prove una parola di conforto per me? Cantico dice una cosa importante: se non avessimo il Signore saremmo disperati, senza speranza, vagheremo intorno come fanno molti cercando un qualcosa. Pace, sorella Joy. Signore ti benedica. The joy come back. Amen. Gloria a Dio. La gioia è tornata.
Sì, ah, sì. La sorella Joy. Siamo contenti che con noi è stata influenzata, ma niente di che, nulla di particolare. Grazie a Dio. Gloria a Dio. Allora saremo disperati, girovagando, ma noi abbiamo la speranza che il Signore ci dà una mano. Oh no, ci siete? Vogliamo fare una preghiera? Sorella Isabel, una preghiera? Comincia tu, gloria a Dio. Amado Dio, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú seas un Dios bueno, Señor. Y aunque hoy se está dando esta posibilidad de vida, Padre, y estamos aquí con un cuore, Señor, lloroso, Señor, per ringraziarte, Señor, per glorificarte, Señor, con ogni parte del nuestro cuerpo, Padre Santo. Con questo tempo, Señor, de pioggia, Padre amado, per l'amore che abbiamo per te, Signor, ci ha concesso, Signor, di venire qua, Signor, amen, perché davanti al trono amen. Tuo, Signor, solo abbiamo descanso, Signor, e rinforziamo, Signore, la nostra forza, Signor. Te damos las gracias por questo culto, Señor. Lo metiamo nelle tue mani, Señor. Le damos la benvenuta al Espíritu Santo tuo, Señor, che si señoree, Señor, de ya, para darle la gloria y el honra y el honor, Señor, a la tua parola, Señor, che parola che edifica il nostro espíritu, Padre. Te damo la grazia per questo culto, Señor, per ogni fratello che stanno qui, per tutti quelli che ci ascoltano, Señor, in rede, Señor. Mettiamo nelle tue mani quanti sono malati, bendito Dio. Oh, sì, Signore. E te damo la grazia per tutto, nel poderoso nome di Cristo Gesù, che è bendito in eterno. Amen. 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 Grazie, Signore. Allora, un altro cantico. 92. Claudia, grazie. 92. Poiché sei l'eccelso, Signor, su tutta la terra. Amen. Poiché sei l'eccelso, Signor, su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Yes.
gloria al Signore. Benedetto il nome santo del Signore. Oh Gesù, ti adoriamo, Signore, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo. Ti adoriamo Gesù. Amen, amen, amen. Oh Redentore divino, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Amen, 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 amen. Gloria, gloria, gloria. L'adorazione a te, Signore. Grazie. Gloria a Dio. Grazie. Non tramonte mai, oh Signore. Amen. Tu hai dato tutto per me, Signore. Amen. Hai dato il tuo figliolo, gloria Signore, a Dio, a morire sulla croce per me, proprio. Amen. Per me, Signore. Amen. Grazie con tutto il cuore, oh Signore. Grazie, grazie per questo giorno che tu mi hai concesso, Signore. Amen. Di stare alla tua. Amen. Presenza, Signore. Grazie, Signore. Questo è un privilegio, Signore, che tu mi hai dato in questa mattina. Gloria a Dio. Una forza che tu mi hai dato, Signore. Amen. Grazie, Signore. Amen. State con noi, Signore. Rimane con noi, oh Signore. Benedice, Signore, questo culto di stamattina. Amen. Amen. Il pastorello Giuseppe, tutte le mie fratelle e sorelle, Signore. Benedicele, benedicele, benedicele in un modo particolare questa mattina, Signore. Perché c'è tanto bisogno, Signore, tanta necessità di te, Signore. Grazie. State con noi, Signore. Grazie. Perché si fa sera, Signore, e senza di te dove ce ne andremo, Signore? Amen. Soltanto tu, Signore, ci hai parole di vita eterna, Signore. Gloria. Soltanto tu, Signore, ci dai il meglio, Signore. Amen. Soltanto tu, Signore, sei il Signore bene e potendo, Signore, e a te rendo lode e gloria, Signore. Gloria a Dio. E adorazione, Signore, in Cristo Gesù, che benedetto in eterno. Amen, 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 gloria a Dio. Il dolce suono, c'è un suono bellissimo. Qual è? 132, possiamo... È Gesù. L'89 cantiamo, no, poi 80. Il 132. 89. Cantiamo. Gloria a Dio. Il dolce suono della tua voce parla al mio cuore, e la tua pace, le tue parole donano vita, il tuo nome parla di amore. Gesù,
un istante, anche se siamo in diretta. Sorella Francesca, come stai? Hai avuto un malessere? Sì, infatti quando sono entrati, fratello Nicola, pace, c'è stata una tromba d'aria fuori, vedete, c'è stato un vento forte, si è spaventata la sorella Francesca, il Signore ti benedica, gloria a Dio. Ci vuole pazienza, sì. Sì. Grazie a Dio comunque che siete venuti. Con questo tempo altri stanno a casa magari, ma alcuni sono obbligati, hanno dei problemi. Ecco, voi siete arrivati qui, il Signore vi benedica. Adesso piano piano ti riprendi. Grazie Gesù. Cantiamo un altro cantico. 132. 132. Facciamo una preghiera, facciamo una preghiera tutti insieme, perché bella Francesca, vogliamo fare una preghiera tutti? Signore, questa mattina siamo qui davanti a te, abbiamo fatto un atto di fede e d'amore verso di te, ma può anche accadere qualche avversità naturale. E noi ti chiediamo nel potente nome di Gesù Cristo questa mattina che tu tocchi la nostra vita e tu ci aiuti in ogni maniera. Abbiamo bisogno di te, Signore. Sono piccole cose, sembrano, ma che vengono a infastidire la vita nostra. Signore, allontana ogni cosa stamane nel nome di Gesù. Scenda su di noi la pace, la serenità e la gioia. In questa mattina benedici i vicini lontani. Ti ringraziamo in Gesù Cristo che è benedetto in eterno. Amen. 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 Coraggio, allora cantiamo il numero 132. 132. 132. Gesù, dolce musica mio. Gesù, solo tu non cambi mai. Sangue che hai lavato il peccato era dentro me. Gesù, così bello amare te. Gesù, odi sempre il mio peccato. Gesù, quando cado tu sei dolcemente mi rialzi tu. Gesù, tu dal cielo tornerai. Gesù, la tua chiesa l'avvirai. Gesù, che gran festa non sarà sempre insieme l'eternità, sempre insieme l'eternità. Alleluia. Lo ricantiamo, ma qualcuno vuole ringraziare il Signore? Per ricantare. Lo vuoi ricantare, sorella Joy? Se c'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore, due parole di ringraziamento. Sorella Claudia, gloria a Dio. Gloria a Dio. Io voglio ringraziare il Signore per come grazie. È fedele. Sei commossa e mi stai facendo commuovere anche a me. Alleluia, gloria a Dio. Signore. Gesù. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Lo ringrazio perché è sempre vicino a noi. Sì, sì. Ci guarda, ci guida, ci protegge di ogni male. Voglio ringraziarlo perché il suo infinito amore è potente e lo sentiamo nella nostra vita.
Voglio ringraziarlo perché è vicino alla mia famiglia, nonostante i problemi. Comunque la sua mano la sento e la sentiamo. Voglio ringraziarlo da ora in eterno. Amen. Io apprezzo tantissimo la sorella Claudia, non dico niente, certamente, ma anche lei ha avuto e ha un periodo particolare, però stamattina questa è casa tua, tu lo sai. Alleluia. E questa, cioè, dietro c'è tutto un qualcosa di particolare. Alleluia. Ma lo ripeto, è la tua famiglia. Alleluia. Ti vogliamo bene nell'amore del Signore. Dio sa ogni cosa. E vabbè, stamattina scendono le lacrime, va bene. Okay. Anche io vorrei ringraziare la sorella Isabel. Vai. Amen. Anche io vorrei ringraziare il Signore perché questa settimana anche per me è stata un po' dura, perché ho fatto anche delle analisi, ho avuto un po' di valori un po' bassi, però ho risolto con un po' di vitamine. E si è messo per di più anche la macchina, perché non c'è due senza tre, no? Anche la macchina, tante cose, però sempre puntando lo sguardo su Cristo, con la gioia nel cuore. Tutta la settimana l'ho affrontato con ogni impegno, le ho portato a fine, il Signore mi ha sostenuto, mi ha rinnovato le forze, io ho fatto tutte le cose come erano stabilite, ogni impegno, e le do gloria a Dio perché in ogni tempo il Signore nos sostiene a tutti quanti, e le voglio ringraziare per questo. Grazie Signore. Grazie Gesù, gloria a Dio, gloria a Dio. Io sono contento perché abbiamo un giovane bellissimo di nome Christian. Lui è timido, va bene, allora è bravissimo con il computer, poi segue tutti i culti segue, fa la scuola domenicale online, adesso così funziona. Stamattina è qui insieme alla nonna, insieme al fratello Nicola. E mi ha scritto, ho visto un attimo prima di entrare, ha detto ci vediamo. Signore benedica i piccoli fanciulli, fratelli e sorelle, sapete, posso dire una cosa, che abbiamo tanto da imparare da loro. Dice, ma come, io ho tanti anni, Gesù l'ha detto, se non diventate come piccoli fanciulli non entrerete nel regno dei cieli. No. Punto. Infatti la traduzione mi piace, François, Franco, punto, non c'è un'opzione, se non diventate come piccoli fanciulli semplici, amabili, dolci, che si perdonano in un istante. Questo è un punto importante. Bambini abbiamo avuti noi, no? Magari bisticciano un attimo, ma un minuto dopo è passato. Invece i grandi, per carità, me l'hai fatta, non ti perdono. E allora il Signore l'ha detto chiaro, se non siete come i piccoli fanciulli non entrerete nel regno dei cieli. Ringraziamo il Signore. Allora, un altro cantico, quello che sentite nel cuore. Ah, sorella Francesca. C'è la sorella Francesca, sì. Adesso prima la sorella Francesca, l'altra sorella Francesca. Voglio ringraziare il Signore questa mattina. Già è stato detto come il Signore si prende cura di noi, ognuno di noi, nelle nostre particolarità. Gloria a Dio. Lo voglio ringraziare con tutto il cuore. Gloria a Dio. È la quarta settimana che mi preparo, che mi ripasso una lezioncina da fare ai bambini sul perdono. Ed è bello questo passaggio di questo libricino, che il Signore ci ammaestra. Il Signore ci ammaestra ogni giorno, il Signore ci insegna qualcosa di nuovo, ci fa capire. Intanto voglio ringraziare il Signore perché questa settimana, lunedì, non ci sono stata, non sono stata bene.
mi sono fatta coraggio mercoledì, gloria a Dio, ma poi c'è stata un'altra cosa due sere fa, che proprio non mi sentivo bene, stavo a letto ma non stavo proprio bene, c'era qualcosa che non andava, abbastanza forte. E sono quei momenti che dici, Signore, che è il momento che tu ti, mi porterai con te, ma ci sarò con te. Ho pregato il Signore che mi aiutasse, ho pregato, ho chiesto perdono a Dio, ho chiesto al Signore aiutami, Signore, a essere tu ad appartenerti, se c'è qualcosa che non va a me togliere in questo momento, ma mi affido completamente nella tua mano e nella tua volontà. Avevo un forte dolore al braccio sinistro, alla mano, mi formicolava tutto il braccio, la mano. Gloria a Dio. Sentivo i battiti del cuore che erano discontinui, molto bassi, non so quello che era, Dio lo sa. Mi sono affidata a Lui. Quando ho fatto quella preghiera mi sono sentita meglio, cioè nel senso che questi malesseri mi sono scomparsi. Alleluia. Ho continuato a ringraziare il Signore e mi sono addormentata, ho riposato. La mattina mi sono svegliata che mi sentivo bene. Ogni giorno Gloria il Signore si prende cura di noi. Amen. Ci dobbiamo affidare completamente a Lui. Amen. Nelle sue braccia eterne veramente dobbiamo stare all'ombra delle sue ali, perché non abbiamo nessun altro se non il Signore. È vero, abbiamo i nostri cari, i nostri parenti che ci vogliono bene, ci amano. È vero, abbiamo anche i nostri amici che ci vogliono bene, ma il vero amico, l'unico che si è preso cura di noi è Gesù sulla croce. Amen. E a Lui gli voglio sempre rendere la lode, la gloria e il ringraziamento. E poi un'altra cosa che volevo dire, si è parlato leggermente del perdono, ancora questa lezione mi ritorna, e stamattina ho detto vabbè, forse se ci saranno i bambini potrò fare questa piccola applicazione, ma la voglio dire a voi, a tutti quanti, perché per noi grandi, perché appunto se non siamo come i piccoli fanciulli non vedremo il Padre nostro che è nei cieli. Gloria al nome del Signore. Amen. Amen. Alleluia. Cioè, siamo tutti mancanti e abbiamo bisogno di essere perdonati. E quando diciamo, Signore, abbi pietà di me, perdonami, il Signore ci perdona e ci rinnova quella salvezza che ci ha dato, perché non è soltanto quel giorno che abbiamo detto, sì, Signore Gesù, tu sei il mio personale salvatore, perdonami per i miei peccati perché sono una peccatrice. Ma sempre, ogni giorno dobbiamo rinnovarlo, perché come niente cadiamo, come niente quella veste bianca che Lui ci ha dato si impolvera. Gloria al nome del Gloria Signore. Gesù. E delle volte ci fanno anche delle cose che non ci stanno bene, che ci feriscono, che ci danno fastidio, e te ce la prendiamo, abbiamo dei risentimenti, qualcosa che ci fa guardare la persona in maniera, e diventiamo spigolosi. Allora l'applicazione è molto semplice per farla capire ai bambini. Dice: prendete un pezzetto di legno ruvido, pieno di schegge, e fate vedere che quando noi siamo così, che siamo arrabbiati, siamo come quel pezzo di legno, nessuno si può avvicinare a noi, che noi subito aggrediamo. Ma il Signore si prende cura di noi e ci fa capire che dobbiamo perdonare. Amen. E Lui fa come la carta vetrata, e quel pezzo di legno noi ci passiamo tante volte la carta vetrata e quelle schegge vanno via, e il Signore fa così con noi. Gloria a Dio. Ci toglie tutto quel malessere, il risentimento, eventualmente Gloria l'odio, Gloria, qualunque cosa ce lo toglie dal nostro cuore. La nostra vita, il nostro cuore diventa, non è più spigoloso, non è più pungente, ma è liscio e morbido. E la cosa veramente più importante, cioè questa cosa mi sta ritornando, perché tutte le settimane me la sto ripassando, però mi sta ritornando perché mi sta facendo bene a me. Alleluia. Che proprio bisogna essere liberi, liberi come quando il Signore quel giorno ci ha liberato, quando ci ha dato la nuova nascita, un cuore libero, liscio, bello, profumato, come il Signore ci ha dato quel suo, è entrato dentro di noi. Bisogna Amen. Perdonare sempre, Amen. In ogni Amen. Cosa Amen. E benedire e benedire. E perdonatemi se mi sono allungato un po', ma mi piaceva condividerlo con tutti quanti voi. E Amen. A Dio sia la gloria per ogni cosa. Amen. Amen. Gloria a Dio. Allora cantiamo il cantico della tempesta, dovrebbe essere 164 167.
tempesta incombrerà, io mi eleverò con te sul mar. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te. Così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Quando la tempesta incontrerà, io mi eleverò con te sul mare. Padre, tu sei re dei oceani, in pace sarò con te, con te. Pace sarò con te, oh Dio, e pace sarò con te, oh Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Eh sì, ma la rassicurazione ce la dà il Signore, se ce l'abbiamo nella nostra barca, il nostro cuore, il Signore ci dà una mano sempre. Amen. A volte è una mano invisibile, sapete? I discepoli a un certo punto hanno detto, ma sta dormendo, il Signore non si interessa di noi, c'è una tempesta. Anche noi facciamo così. Ma il Signore poi è paziente e dice, ma guarda, io, guardate che io sto qui. E dice, la tempesta tasci. Quando lo dirà? Questo è il punto. C'è un tempo nel quale il Signore dice, adesso basta e la tempesta tasce. Io ve lo dico per esperienza, credo che possiamo dirlo, è vero, fratello Franco, negli anni passati, tempeste che sembravano impossibili da superare della vita, ma poi la quete, quindi aspettiamo con fiducia. Qualcuno vuole dire qualcosa? Altrimenti passiamo alla parola. Grazie Gesù. Poi cantiamo questo 149. Sì, sorella Joy, gloria a Dio. Di qualcosa, sorella Joy, dai. Okay. Ringrazio il Signore. Grazie. Sono grazie a Dio per tutto che gli ha fatto, anche settimana scorsa, domenica, che io non c'è, però che c'è il mio spirito c'è, che tutto è andato un po' male, però grazie a Dio che sto qui. Amen. Oggi, anche quello che vuoi dire il nostro fratello e sorella, noi devi prendere più coraggio, non so che siamo in un momento brutto, pesante, c'è un problema, ognuno ha un problema a casa, però
siamo prendi coraggio di dare gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Amen. Grazie, Jesus. Sorella Joy. Allora, il 149, Dio ha fatto cose splendide per noi. Dio ha fatto cose splendide per noi e noi siamo nella gioia. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Tanto grande del cielo su di noi e ora siamo nella gioia, siamo uniti l'uno all'altro e siamo suoi per l'eternità, alleluia. Mi stupisce la sua grazia perché so che non meritavo nulla. Così giorno dopo giorno salirò verso il cielo e la sua gloria e con gli occhi della fede sono lì che contemplo il suo splendore. Mi è bastato solamente dirgli sì ed arrendermi al suo amore. Dio ha fatto a cantare, gloria al Signore. Potete accomodarvi adesso, così diamo spazio a fratello François, fratello Franco. Io voglio soltanto dire due parole, fratello Franco, sorella Claudia, sono nostri amici qui, e questo mese e mezzo che hanno bloccato il traffico, hanno bloccato anche lui perché qualche domenica stava venendo, invece non poteva, ma adesso si è sbloccata. E io ringrazio il Signore perché posso contare su di lui. Che è scritto nella Bibbia? Chi ha un amico ha un tesoro? Sì. E beh, è stato per me sempre un amico. Sì, un amico che nel momento del bisogno. Io ringrazio Dio per questo. Ogni volta che ci sentiamo al telefono gli dico: fratello Franco, dimmi qualcosa di bello, perché lui è in collegamento online con tanti fratelli in tutto il mondo,
e c'ha sempre belle notizie, spesso mi fa commuovere. No, lo amo, anche se il suo lavoro l'ha portato, e anche l'altezza, sei alto, d'altra parte l'ha portato ad avere un po' di dolori abbastanza forti come stamattina. Comunque il Signore ti aiuterà in questo. Dico solo una cosa veloce: l'altro giorno non funzionava il monitor, questa è una cosa semplice per farvi capire, il monitor qui davanti per la trasmissione non funzionava, ho detto è arrivato, l'ho chiesto, ho detto fratello Franco, sai, si è rotto, non l'avessi mai detto, è passato qualche ora e mi ha scritto l'ho trovato e l'ha portato stamattina, poi lo montiamo, cioè non posso aprire bocca che lui è pronto a rimediare ogni cosa. Questa è soltanto una parentesi per questo, perché si fa con amore. Bello Franco, e se no qui continuo. Sì, sì, vieni, gloria a Dio. Gli devo togliere il violino a Giuseppe, che sviolina troppo. Pace del Signore a tutti, veramente è un privilegio stare qua con voi, vedere la sorella Concetta. Vedere la sorella Concetta stamattina pure. Dio ti benedica, sorella Concetta. Hai fatto una bella preghiera, sorella Concetta. Coraggio, sorella Concetta. Coraggio, perché sappiamo che non è facile. Sappiamo che le situazioni non sono facili, soprattutto a una certa età. E io devo ringraziare il Signore perché sta sempre con noi, perché è fedele con noi. Noi a volte non lo siamo, ma Lui è sempre fedele e si ricorda del patto che ha fatto con noi per l'eternità. E se lo ricorda, e grazie a Dio che se lo ricorda, questo patto che abbiamo fatto con Lui di servirlo fino a che saremo su questa terra con tutto il cuore. E stamattina si ribadisce ancora una volta il concetto che dobbiamo servirlo con tutto il cuore, nonostante questo cuore aggravato da tanti problemi, sia fisici che spirituali, morali, economici, tanti problemi che ci circondano, sorella Francesca. E sappiamo che non è un periodo facile, lo sappiamo, non è una novità, ma comunque pensavamo che l'ora più buia era arrivata, invece ancora non è arrivata, perché ancora c'è speranza questa mattina. Sappiate che quando arriverà l'ora più buia, lì non ci sarà più speranza, Finché non arriverà l'ora più buia, la speranza è attiva. Quindi chiunque ancora non ha fatto un passo, quindi non ha accettato Gesù come personale salvatore, ancora questa mattina sei ammesso a questo patto. L'importante è che tu apri il tuo cuore, semplice, come un bambino. Come diceva il fratello Giuseppe prima, i bambini sono semplici e così dovremmo fare noi, accettare questo patto con Gesù, ma Gesù questo patto lo ha firmato con il suo sangue. Questo patto eterno l'ha firmato con il suo sangue, non con qualche problemino, l'ha firmato con il suo sangue appeso a quella croce 2000 anni fa, anzi più di 2000 anni fa ormai. Questo patto non verrà mai meno, non è come i patti che stipulano gli uomini, che firmano un contratto oggi e domani già è carta straccia. Il patto che Gesù ha firmato, Dio, con noi,
è un patto eterno e non c'è altro nome su questa terra sul quale possiamo confidare che è quello di Gesù, che è morto per i nostri peccati una volta per sempre, un solo sacrificio per sempre, non diversi sacrifici come facevano il popolo di Israele sacrificando ogni anno capre, buoi, colombi, ma un solo sacrificio per sempre. E stamattina la parola sacrificio mi rigirava nella mente continuamente, stamattina, tutta la settimana, ovvero da quando Giuseppe mi ha detto finalmente si è liberato il comune e possiamo camminare. Mi dispiace per la disavventura della sorella Francesca, che da un comune è venuta a un altro comune per prendersi una tromba d'aria qua. Sei comune di Guidonia, va bene. E allora Guidonia è pericolosa. No, Guidonia non è pericolosa, anzi, la chiesa di Guidonia è sempre il nostro cuore, i fratelli, le sorelle, ed è per questo che stiamo qua, altrimenti non staremmo qua, perché è l'amore che ci guida, non altro, è l'amore per i fratelli e le sorelle, è l'amore che dello Giuseppe sempre dimostra invitandoci. Non è da oggi, ma è da tantissimi anni, quasi 35 anni, ma l'amore non viene meno, se è amore vero e sincero, non può venire meno, così come quello di Gesù non verrà mai meno. E, dicevo, stamattina la parola sacrificio mi veniva sempre in mente, ma anche la parola sale, il sale. Quindi stamattina la predicazione è intitolata Il sale, il sacrificio e la consacrazione. Non sono tempi facili, lo sappiamo, ma questo sacrificio di cui parleremo stamattina non è un sacrificio tanto difficile da fare. Cioè è un sacrificio che premette alcune basi, e le basi sono la fede, credere che Dio esiste e che il sacrificio di Gesù sulla croce è servito a qualcosa. Queste sono le tre basi su cui dobbiamo vedere a che cosa ci porta questo sacrificio. Vi invito a leggere dalla parola di Dio nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 13. Capitolo 5, versetto 13. Io l'ho scritto su un foglio un po' più grande, ma aprite la Bibbia, perché purtroppo le Bibbie sono scritte in caratteri piccoli, io non è che ci vedo tanto bene, ma qui questo capitolo e questo versetto ci parla del sale della terra e della luce del mondo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. E poi volevo prendere un altro verso che si trova nei Salmi, al Salmo 18, al versetto 33, che dice: egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sulle mie alture. Quando qui si parla del sale della terra, naturalmente il sale parla dei cristiani che hanno accettato Gesù come personale salvatore, che sono il sale della terra, cioè coloro che portano pace, che portano consiglio a quelli che non hanno pace, a quelli che cercano consigli e che non trovano una via d'uscita ai loro problemi. Questo è il senso del sale della terra. Ma il sale
ha tante proprietà. Il sale non serve solamente per condire i cibi, ma il sale per l'essere umano è indispensabile, cioè lo aiuta a vivere. Senza il sale noi non potremmo vivere, perché il nostro corpo è formato anche dal sale, dallo iodio. E quindi questo sale di cui parla in questo passo del Vangelo, questo sale è importantissimo. Perché si riferisce al sale? E perché ha cercato questa similitudine con il sale? Perché Gesù sa benissimo che senza il sale la nostra vita non può sussistere. Qualsiasi essere vivente senza il sale non può sussistere, non può vivere. E l'altro giorno guardavo un documentario su degli stambecchi che vivono al nord d'Italia. Questi stambecchi vivono vicino a una diga artificiale che si trova nella provincia di Verbania, nel lago di Cingino, così si chiama. Questi stambecchi si arrampicano su questa diga su una parete al 90% di pendenza, quindi calcolate che questa parete, loro si arrampicano, questi stambecchi, per fare cosa? Questa diga, siccome è molto vecchia, ha delle piccole infiltrazioni, e da queste piccole infiltrazioni esce un pochino d'acqua, e questa acqua trasporta un po' di minerali dentro quest'acqua, ma è molto in alto. E questi stambecchi cominciano dal basso ad arrampicarsi su questa parete verticale con questi quattro zoccoli e arrivano fino a queste piccole sorgenti che sono lassù per leccare quest'acqua che esce dalla roccia, che filtra dalla roccia minerali, sali, che sono necessari per il loro corpo, perché altrimenti non potrebbero sussistere, non potrebbero vivere. E guardando questo documentario mi ha fatto pensare che tante volte anche noi cristiani dovremmo fare così, andare alla parola di Dio e andare a cercare gli alti luoghi dove la parola di Dio è, e cercare quella linfa vitale che serve per la nostra vita, sia spirituale che materiale, affinché possiamo sussistere e vivere in questo mondo così difficile. Non è che i cristiani non sono provati come le altre persone, anzi, forse a volte anche di più, perché a volte sei perseguitato per la tua fede, a volte sei deriso per la tua fede, a volte è difficile rimanere con i piedi per terra, ben saldi a questa parola, ma il sacrificio che Dio ti chiede in questa mattina è di rimanere attaccato a questa parola, perché è l'unica che ti può dare la vita eterna. E questo sale che esce da questa parola, questo sale benedetto, ti aiuta a vivere, così come quelle capre vanno cercando quegli stambecchi, vanno cercando quell'acqua su in alto, molto in alto, 50-60 metri, perché sanno benissimo che quell'acqua è indispensabile per la loro vita. Così dovremmo fare noi ogni giorno, e andare a cercare. Quindi quello che ti chiedo stamattina è: quanto sei disposto a sacrificarti per andare a cercare quell'acqua viva, quell'acqua piena di minerali che sono necessari alla tua vita, quell'acqua dove, come la donna del pozzo, ogni giorno andava a raccogliere l'acqua, ma non dissetava quell'acqua, ma Gesù gli diede dell'acqua che la dissetò per sempre. Quanti sacrifici sei disposto a fare per seguire Cristo per sempre? Questo è quello che ti chiede stamattina Gesù. E tu mi potrai dire: ma stiamo facendo tanti sacrifici, guarda che succede intorno. No, il Signore parla di te, non parla degli altri, parla di te e della tua anima, tu e Lui,
non ci sono altri intorno, né tuo marito, né tua moglie, né tuo figlio, né tua sorella, né tuoi nonni. Parla di te, personalmente a te. Quindi, per essere sale di questa terra, dobbiamo sacrificarci un po'. Ma poi non è un sacrificio, perché quello che viene dalla parola di Dio è solo benessere per la nostra anima, perché Lui ci dà quello che serve ogni giorno per vivere ogni giorno, questa parola benedetta che è il sale per la nostra vita e per la nostra anima. Quindi la parola sacrificio in questa mattina perde il significato che ha nel mondo. Ho fatto tanti sacrifici per tirare su una famiglia, è vero. Ma quello che Gesù ti chiede stamattina è: sei disposto a sacrificare ogni cosa per seguirlo per tutta la vita fino all'eternità? Sei disposto a sacrificare ogni cosa? Sei disposto a sopportare le angherie dei tuoi compagni di lavoro? Sei disposto a sopportare le angherie di tua moglie o di tuo marito che non è convertito, non è convertita? Sei disposto a sopportare, e mettete quello che volete dietro a questo, sei disposto a sopportare? Questo è il sacrificio che ti chiede Gesù, non ti chiede un altro sacrificio. Quanto sei disposto a sacrificarti? Io penso che non è così difficile, perché Gesù ha sacrificato la sua vita intera su quella croce. Più alto sacrificio di quello non ci può essere. Non ci può essere e non ci sarà mai più. È l'unico sacrificio. Quindi questo sacrificio che Gesù ti chiede oggi è per la tua vita. Non serve a qualcun altro, serve alla tua vita spirituale. Quanto sei disposto a sacrificare della tua vita personale per seguire Cristo in ogni cosa? Perché seguire Cristo, sapete, non è così, ma io sono cristiano, vabbè, l'hai detto tu, ma poi i tuoi atti parlano che sei cristiano veramente, quello che fai parla che lo sei veramente, quello che dici parla che lo sei veramente, quello che dici è veramente quello che sei. La coerenza, Gesù era coerente con se stesso fino a sacrificare la sua vita, tanto è che i discepoli a un certo momento dissero: e come possiamo fare? È troppo duro questo parlare che tu hai, noi non ce la potremmo fare. Gesù cosa gli rispose? Ricordate? Bene, lì è la porta, non ve ne volete andare anche voi? Perché tanto il sacrificio che Gesù ha fatto l'ha fatto da solo, eh? Non c'era nessuno insieme a lui quando era su quella croce. Non mi pare, io l'ho già detto un'altra volta, non mi pare che ci fosse la fila per prendere il suo posto. Non credo proprio, anzi. Dove erano i suoi amici quando lui era appeso a quella croce? Stavano lontano lì. Lo guardavano. Qualcuno si è vergognato per aver detto: non ti succederà mai questo. Qualcun altro si è impiccato perché non ha sopportato la prova, perché l'ha tradito e poi si è reso conto della gravità del gesto che ha fatto e si è suicidato. Qualcun altro piangeva da lontano. I suoi familiari piangevano sotto la croce, ma lui stava là. Anzi, i due ladroni a fianco a lui, uno lo istigava: scendi di croce, perché tanto sei il figlio di Dio, se dici che sei figlio di Dio, scendi dalla croce, fagli vedere. Sapete perché Gesù è rimasto attaccato a quella croce? Noi non staremmo qua se Gesù fosse sceso da quella croce. Noi non staremmo qua. Quel suo sacrificio ha fatto sì che noi potessimo avere pace con Dio
per sempre, per sempre. E quando i suoi discepoli poi si resero conto, soprattutto uno, di quello che aveva fatto, questo qualcuno pianse amaramente, sì, perché aveva detto che non l'avrebbe permesso e invece poi lo ha rinnegato tre volte. Tre, non una, tre. Questa è la natura dell'essere umano. Quando gli si chiede qualche sacrificio, ecco qua, viene fuori l'egoismo dell'essere umano, che prima pensa a se stesso e poi è così. Quindi questo sacrificio che Gesù ti chiede questa mattina, sei disposto a farlo? Non è così semplice, attenzione, non è che sto dicendo che è una cosa molto facile. E ci sono coloro che pensano che non fare la volontà di Dio non c'è nessun problema, anche perché noi possiamo andare avanti senza Dio, possiamo andare avanti, ma questo che Gesù stamattina ti consiglia non è un consiglio disinteressato, è un consiglio che serve per la tua vita, non solo questa vita ma anche la prossima, perché la vita eterna è importante come questa vita. Se noi pensiamo di vivere solo per questa vita, siamo i più miseri, diceva l'Apostolo Paolo, i più miseri di questa terra, se pensiamo che questo sacrificio serva solo per questa vita. Quanto sei disposto a sacrificarti questa mattina per il regno di Dio? Quanto sei disposto a lasciare andare queste zavorre che ti porti appresso da tanti anni, Giuseppe? Le zavorre che frenano il tuo cammino cristiano, quanto sei disposto a lasciare andare questi pesi? Dipende da te. Gesù non ti obbliga. Dipende da te. È vero che è un periodo difficile e già stiamo facendo molti sacrifici, ma Gesù pensa alla tua anima, non pensa al momentaneo problema che hai e che abbiamo, ma lui pensa all'anima tua, perché un giorno ci presenteremo davanti a lui e che gli racconteremo? Lui sa già tutto. Che cosa gli racconteremo a questo nostro Signore? Ah, ma scusa, sai, quella volta ho detto, però poi non l'ho fatto. Ah, ma quella volta avevo un problema e poi non ho adempiuto a quello che tu mi avevi comandato. Quello è il sacrificio, eh? Eh sì. Adempiere a quello che Gesù ci comanda di fare. Ma non è un grande sacrificio, perché Gesù ha già fatto tutto. Noi solo dobbiamo obbedire, sappiamo che dobbiamo obbedire, ma siamo capaci di obbedire? Che il problema dell'uomo è che non è capace di obbedire. Come un bambino che la mamma gli dice smettila, smettila, smettila e non smette mai, ma sono bambini, però un bel giorno poi lo capisce. Noi invece ci comportiamo sempre come dei bambini capricciosi e non impariamo mai. Non impariamo mai. Io lo so che stamattina qualcuno si aspettava un messaggio di consolazione. Oh, il Signore ti ama, Gesù ti vuole bene. Certo che Gesù ti vuole bene. Certo che Gesù ci ama, altrimenti non staremmo qua. Però il Signore ci sta spronando, perché questo è un periodo difficile e molti si stanno lasciando andare. Molti stanno mollando la presa. Molti stanno venendo meno, molti stanno dicendo ma questo Dio quando è che tornerà? Questo Gesù che ha promesso che tornava e ancora non è tornato, dove sta? Si fanno tante domande. Si fanno tante domande, Ma io dico che questa mattina invece il Signore ci sta dicendo, come
disse con la parabola del buon pastore: in verità io vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Molti cercano le scorciatoie per il regno di Dio, e le scorciatoie di coloro che pensano di arrivare a Dio prendendo delle vie assolutamente sbagliate, pensando che Dio si pieghi alle nostre richieste. Sì, sapete che noi abbiamo bisogno di Dio, non Dio di noi, è tutto il contrario. Forse se il sale è buono, naturalmente il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Anche questo è sale, attenzione, anche questo è sale, sapersi amare uni con gli altri, anche questo fa parte del sale. Perché il Signore ci ha dato quel sale affinché noi lo mettiamo in pratica. La parola di Dio è il sale, quello lì è il sale. Forse hai cominciato un cammino, ma poi ti sei fatto distrarre dai problemi della vita. E quindi hai dimenticato di prendere quel sale giornaliero. E hai dimenticato che la parola di Dio è il sale della vita. E riguardo al sacrificio, come dicevo prima, in Matteo 9,13 dice: ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio. Adesso passiamo oltre, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori al ravvedimento. Quindi adesso la parola sacrificio è diventata misericordia, perché succede così che quando il popolo di Dio, di Israele, sacrificava le pecore, i buoi, lo faceva per abitudine. Era diventato nei secoli un'abitudine per lavare i peccati del popolo. Ma avevano dimenticato la cosa più importante: lavare il loro cuore e quindi avere misericordia. Quindi questa parola sacrificio si tramuta in misericordia. Se tu hai misericordia, hai il sale di Gesù nel tuo cuore, hai il sale della vita, e quindi puoi dire che non è più un sacrificio ma è una chiamata. E Gesù stamattina ti sta chiamando a servirlo con tutto il cuore. Togli di mezzo il sacrificio, che non è da parte di Dio, perché se tu sacrifichi la tua vita a Dio ne verrà solo del bene. Un giorno i discepoli dissero: noi abbiamo lasciato ogni cosa per te, tutto abbiamo lasciato per te. E Gesù gli rispose: voi avete lasciato, ma io vi ho dato 100 volte di più di quello che voi avete lasciato. Che ci abbiamo da perdere se affidiamo le nostre vite al Signore? Ci abbiamo tutto da guadagnare, e non è più un sacrificio. Quindi quando Gesù parla che non vuole più sacrifici ma vuole misericordia, e dice in Matteo 12,7: se sapeste che cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti. Perché questo è il problema del mondo, l'ingiustizia che regna nel mondo. Vogliamo giustizia in questo mondo? Dobbiamo essere misericordiosi uni con gli altri. E se vogliamo veramente che questa misericordia si sparga in giro, noi siamo chiamati a servirlo con tutto il cuore a chi ci sta vicino,
a tuo suocero, a tua moglie, a tua nuora, al tuo amico, al tuo nemico, e lo dico pure, al tuo nemico, che se tu gli parli di Gesù, lo sai che gli succede al tuo nemico? Diventa tuo amico. Lo sapevi? E non è più tuo nemico, ma è tuo amico, perché gli hai parlato di Gesù. Così come Gesù ha fatto con noi, che da nemici ci ha fatti diventare suoi amici, così se tu parli a un tuo nemico di Gesù, lui diventerà tuo amico. Vogliamo essere amici di Gesù? Vogliamo che i nostri nemici diventino nostri, i nostri nemici diventino nostri amici? Parliamogli di Gesù e parliamogli di questo sale, perché noi siamo il sale della terra, e Gesù l'ha detto. Questo sale serve per cambiare tante situazioni: la tua situazione a casa, la tua situazione fuori di casa, la tua situazione nella tua anima, dentro di te. Se tu usi il sale della parola di Dio, cambierà, perché è l'unica che è in grado di cambiare le situazioni. Così come ho raccontato prima di questi stambecchi che vanno molto in alto a cercare questo sale e questi minerali per la loro vita indispensabili, così dovremmo fare noi, andare sempre più in alto e cercare quello che è indispensabile per la nostra vita spirituale e lasciar perdere quello che non serve a nulla, le liti, i battibecchi, e quello mi ha detto così, e la sorella mi ha detto in quest'altra maniera, e il fratello mi ha fatto questo. Beh, basta. Lo posso dire un'altra volta? Basta. Perché ne abbiamo a sufficienza di coloro che remano contro il regno di Dio, ne abbiamo a sufficienza. Già bastano quelli che lo fanno perché non gli interessa Dio. Non ci mettiamo anche noi a fare le stesse cose. E vi racconto questa. So di una sorella del Pakistan che è stata messa in carcere perché è cristiana. Paese musulmano. Lei lavora in un ospedale, perlomeno lavorava fino alla settimana scorsa in un ospedale, quindi le sue colleghe, molto generose, l'hanno prima picchiata solamente perché lei, mentre cantava, mentre lavorava, stava cantando qualcosa di Gesù. Cantava tra sé e sé, non ha fatto nulla di male. Le sue colleghe molto generose hanno chiamato la polizia, l'hanno arrestata e le hanno dato 12 anni di carcere. Quella sorella ha capito che vuol dire la parola sacrificio, ma ha capito anche che vuol dire la parola misericordia. Perché non ha detto nulla sulle sue colleghe. Allora, io l'ho vista, questa sorella, è stata picchiata a schiaffi, e presa a schiaffi veramente, non per scherzo. Che cosa le ha fatto fare questo, quello che ha fatto? Perché lo ha fatto? Perché si ha messo a rischio la sua vita fisica addirittura? Perché? Per quale motivo? Poteva stare zitta? Invece no. Lei ha pensato: ma Gesù mi ha cambiato a me, Gesù ha cambiato la mia vita, Gesù ha fatto questo e questo per me, ma lo può fare anche per le mie colleghe, che sono sempre arrabbiate, che sono sempre, hanno sempre problemi, lo può fare anche per loro. E così gli ha parlato di Gesù alle sue colleghe musulmane. Ma queste hanno pensato bene, che non l'hanno voluto accettare, e così l'hanno fatta arrestare.
quanto siamo disposti a sacrificare della nostra vita personale per il regno di Dio? Non pensiamo sempre al nostro orticello, Il mio orticello è bello verde, sto a posto, l'ho curato per bene, ma Gesù un giorno tornerà e dirà: noi abbiamo fatto questo per te, noi abbiamo fatto questo per te. E Gesù gli dirà: io non vi conosco. Gesù cerca persone che sacrifichino la propria vita completamente per il regno di Dio. Chi ti circonda è un'anima che va salvata, chi ti sta vicino è un'anima che va salvata, perché Gesù a me mi ha salvato dal suicidio. Non so a te da cosa ti ha salvato, a me mi ha salvato dal suicidio, lo ripeto, e sto qua per dirlo a te, che a te può anche Gesù può salvare anche te. Ma salvare non solo salvare come intende il mondo, salvare dalle malattie, dal problema economico, no, può salvare la tua anima dal peccato, che è la cosa più importante, perché noi ci dimentichiamo, scusate, con tanto parlare della salvezza, ci siamo dimenticati che Gesù è venuto a salvarci dal peccato che domina il mondo. Non ne parliamo più del peccato così come veniva interpretato tanti anni fa. Ma questo è. Gesù è venuto a salvare il mondo dal peccato che per colpa di un uomo è entrato nel mondo e grazie ad un uomo è stato vinto. Sì, così dice la Bibbia, non lo sto dicendo io. Grazie al sacrificio di un uomo, cioè Gesù, il peccato è stato vinto. Quindi ogni forma di peccato, sia grande che piccolo, è stata già perdonata. Ora, se noi presentiamo il messaggio del Vangelo pensando che le persone si convertano perché noi siamo bravi, nessuno si convertirà. Le persone si convertiranno quando vedranno quanti sacrifici o quanto sacrificio hai fatto nella tua vita per parlare a loro. Nonostante tutto, nonostante gli sberleffi, le botte, nonostante tutto sia contro di te, quello guarda al mondo. Questo momento così particolare che l'umanità non ha mai vissuto prima, in cui siamo stati tutti mascherati, ci dobbiamo mascherare, ci dobbiamo mettere questa mascherina perché altrimenti ci infettiamo uno con l'altro, in questo momento così difficile Dio sta aprendo tante di quelle porte che voi non avete nemmeno idea. Questo culto si sta trasmettendo attraverso Facebook e YouTube, mezzi che tanti anni fa non c'erano, quindi il culto rimaneva qui. Ma adesso questo messaggio può essere trasmesso in tutto il mondo in un secondo. E com'è successo? Com'è successo che da quando è cominciata la pandemia abbiamo potuto, io perlomeno personalmente ho potuto avere contatti con molte più persone fuori dall'Italia di quante ne avevo prima? Com'è successo? Sta a noi decidere come utilizzare quello che Dio ci ha messo davanti, perché possiamo utilizzare questi mezzi, ma bisogna vedere come li utilizziamo. Il mondo li utilizza per fare le sfide, per istigare i ragazzi a impiccarsi. Beh, non so se vi rendete conto dove siamo arrivati. Il mondo usa questi mezzi per istigare il prossimo a fare qualcosa di proibito, a fare qualcosa che non si deve fare.
ma noi utilizziamo questi mezzi per raggiungere quanti più possibile con la parola di Dio, che è vita eterna e sale della terra. Questa è la differenza. Adesso possono dire quello che vogliono, ma il messaggio della parola di Dio ancora è in grado di cambiare le persone e di portare speranza dove non c'è speranza, anche attraverso questi mezzi. Il mezzo è un mezzo, non è importante il mezzo, ma arriviamo dove dobbiamo arrivare. Perché? Perché Dio l'ha permesso. La sorella Isabel mi ha dato il contatto di un fratello cubano, no, Elsida forse, Elsida mi ha dato il contatto di un fratello di Cuba che vive in Colombia ed è un pastore della Chiesa dell'Esercito della Salvezza. Sarà un mese che sono in contatto con lui, ogni giorno ci scriviamo, ogni giorno parliamo. È questo quello che Gesù vuole, che noi collaboriamo per il regno di Dio anche con un... Io non l'ho mai vista questa persona, però siamo sulla stessa lunghezza d'onda, siamo sullo stesso, sulla stessa barca, come diceva Giuseppe prima, con Gesù, e non dobbiamo temere. Sapete, questa ve la devo raccontare perché questa è veramente qualcosa che è successa un paio di settimane fa. E poi concludo, So quanto tempo c'ho ancora. Mia moglie ha detto basta. abbiamo insieme al mio amico Brian dell'Inghilterra, abbiamo elaborato un progetto di poter aiutare le persone che sono in depressione o che hanno problemi tanto gravi che pensano al suicidio. Abbiamo elaborato un progetto per poter aiutare queste persone in qualche maniera, con dei pannelli, con delle frasi, messi nei posti strategici. E io parlo delle caserme, parlo dei posti di polizia, però questo in Inghilterra, perché in Italia non si può fare, ma in Inghilterra sì. E quindi ho cominciato a usare delle immagini e delle frasi per toccare queste persone, in modo che loro leggono quello che stanno leggendo e cominciano a pensare magari di chiedere aiuto, perché sapete, quando uno è in depressione si isola completamente, non vuole essere aiutato. E questo progetto è piaciuto talmente tanto all'ispettore capo di questa sezione che lo ha presentato a qualcun altro, e questo qualcun altro ha visto il progetto e ha detto: è bellissimo, è un'idea fantastica, possiamo aiutare tantissime persone con questo progetto. Siamo in due, è passato ad un altro, e non vi dico quest'altro chi è perché sarebbe troppo complicato, ma questa persona lo ha presentato e lo sta finanziando, aiutando. Quindi il progetto sta andando avanti. Il prossimo mese di marzo tutti questi cartelli che ho preparato in inglese saranno distribuiti in tutta la regione del nord dell'Inghilterra, in tutti i posti di polizia. Sarebbe mai successo prima? Perché? Sapete perché succede questo? Perché noi pensiamo al bene del prossimo, non al male del prossimo. Noi cerchiamo il bene del prossimo, quanti più si possono salvare con la parola di Dio. Questo è il nostro pensiero giornaliero, ogni giorno cercare di aiutare il nostro prossimo, anche se non vuole essere aiutato. Eh sì, perché la luce del Vangelo squarcia le tenebre. Voi adesso, se spegnete tutte queste luci, c'è una porta lì che comunque un po' di luce la fa entrare. Pensate in una vita che non vede luce da anni e all'improvviso arriva la parola di Dio. Ok, questo è il sale della terra. La parola di Dio è il sale della terra, e noi dobbiamo essere sale della terra, perché chi ci circonda ha
problemi e noi possiamo essere la soluzione a quel problema, non noi, quello che è in noi, cioè Gesù, perché con noi l'ha fatto. Quando eravamo disperati, quando non avevamo nessuna soluzione ai nostri problemi, Gesù è venuto e ha cambiato il nostro corso. Quindi la domanda è di nuovo questa: quanto sei disposto a sacrificare della tua vita personale per servire Cristo con tutto il tuo cuore? Quanto sei disposto? La sorella Concetta ha da poco perso il marito, un bel sacrificio, no? Eppure stamattina la sorella Concetta sta qua, qui con noi, è anziana, è vedova. Perché stai qua, sorella Concetta? Amen. Per ascoltare la parola di Dio. Questo è il sentimento che il Signore vuole da noi, che siamo affamati della sua parola e che siamo misericordiosi verso il prossimo. Io devo ringraziare Dio per un periodo complicato, insomma, non tanto facile per ogni famiglia. Se veniamo qua in questa chiesa non è solo per amicizia con Giuseppe, che ci vogliamo un grande bene, ma anche per ascoltare la parola di Dio, anche per ricevere, come ha detto la sorella Concetta, dalla parola di Dio qualcosa e condividere l'amore fraterno insieme ai nostri fratelli. Io ho il mio problema. Se vengo qua è perché ci voglio portare mia moglie e perché anche lei deve ascoltare la parola di Dio. Tu chi hai da portare qui o a casa? Non è che siamo obbligati a venire qua, nessuno obbliga nessuno. Chi hai che deve ascoltare la parola di Dio? Tu lo sai chi c'hai. E anche Dio lo sa. E Lui conosce ogni cosa di te. Conosce i tuoi problemi, conosce le tue difficoltà. Fratello Giuseppe, non si parla mai delle difficoltà. Pensiamo sempre agli altri. Gli altri, io mi arrangio la mia. Mi barca meno più o meno, no, no. Gli altri si arrangiassero, non è così. Se il nostro fratello soffre, anche noi dobbiamo soffrire con lui. Se il nostro fratello è gioioso, anche noi dobbiamo gioire con lui. Questo è un comandamento, non lo dico io. E quindi stamattina preghiamo gli uni per gli altri, perché il Signore ci dia la forza di essere sempre fedeli, sale della terra, ma sul serio, non una volta ogni tanto, ma sul serio, ogni occasione che Dio ci mette davanti deve essere buona per parlare di Gesù, perché non sappiamo se ricapiterà di nuovo, non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Commentavo ieri con mia moglie tantissimi anni fa, dico questo e poi veramente chiudo. Tantissimi anni fa mi hanno invitato, veramente ero in ospedale, ero appena stato operato di un'ernia inguinale, il mio vicino di letto era un ragazzo, io avevo 28 anni, questo ragazzo aveva 16 anni, 17 anni, così mi cominciai a parlare di Gesù ed era desideroso di ascoltare la parola di Dio. E il padre venne a trovarlo in ospedale, così mi invitarono a pranzo a casa loro e parlai di Gesù a tutta la famiglia, ma purtroppo questo padre non ha voluto che il figlio venisse in chiesa o ascoltasse la parola di Dio.
perché purtroppo usava il figlio per fare altre cose. Non gli ha concesso di venire in chiesa, non era contrario, ma non gli ha concesso di venire in chiesa, e non dico altro. E a volte siamo proprio noi che limitiamo la parola di Dio, siamo noi stessi, non la dobbiamo limitare. La parola di Dio è potente a rompere ogni cosa. Pensate a Gesù che è morto e si è squarciato la tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo, si è squarciata in due. Non stiamo parlando di una tendina, ma stiamo parlando di una tenda spessa, molto spessa, in due si è squarciata. Questo per far capire che non c'era più separazione tra l'uomo e Dio. Attraverso il sacrificio di Cristo non c'è più questa separazione, non c'è più, mai più, per l'eternità non ci sarà mai più questa separazione. Quindi non facciamo che noi separiamo i nostri conoscenti da Dio, non lo facciamo, né con le nostre azioni né con le nostre parole, piuttosto avviciniamoli a Dio, se vogliamo essere sale di questa terra. D'accordo? Io ringrazio Giuseppe, vieni Giuseppe. Vieni, vieni. Dio ci benedica insieme. Amen. Gloria a Dio. Ci vogliamo alzare in piedi. Signore, ti ringraziamo questa mattina per la tua parola di verità. Molto importante, facci diventare sale per questo mondo, Signore, sì, finché possiamo essere strumenti nelle tue mani, aiutaci anche in questo momento tragico, è proprio questo il momento per il quale possiamo e dobbiamo parlare di te, Signore, aiutaci a tutti quanti. Incoraggia la nostra vita, dacci lo Spirito Santo forte, più forte ancora, e benedici i vicini lontani, e stai con noi ancora in questo giorno, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Cantiamo un cantico e poi raccogliamo l'offerta, non so, il cestino, se fratello Nicola, se mai può passarlo, e... Che cantico vogliamo cantare per concludere? Cantico 121. Mi meraviglia, mi meraviglia. L'amore tuo, mi meraviglia.
Dio, gloria a Dio. Allora un saluto a tutti. Amen. Grazie a fratello François, sorella Claudia, siete sempre i benvenuti. Amen. E salutiamo quanti ci hanno seguito nel web, Signore ci benedica. Continuiamo a servire il Signore. Signore, ti ringraziamo questa mattina per l'impulso e la tua parola che ci spinge ancora. Signore, stai con noi oggi pomeriggio e sempre, e benedici quanti hanno necessità particolari. Raggiungili in questo momento nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, o Padre, che hai mandato il tuo Figlio, e per quella salvezza noi abbiamo la vita eterna. Signore, vogliamo mantenerla intatta nella nostra vita. Aiutaci. Grazie, rimani con noi nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. 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 Pace a tutti. Pace a tutti. Pace a tutti. Pace a tutti.